Buongiorno a tutti. Si tratta di una delibera che diciamo, ha una storia lunga e si riferisce a un piano adottato addirittura nel 2001 all'interno del sistema delle zone O. È una delibera di controdeduzioni. Io devo ringraziare soprattutto il lavoro svolto in commissione urbanistica. Un attimo solo, Assessore. Silenzio in aula, per favore, in particolare lì sul fondo, a sinistra. Se dovete parlare, potete cortesemente uscire dall'aula. Devo ringraziare, dicevo, la commissione urbanistica, in particolare la presidentessa Iorio, per il lavoro svolto al fine di arrivare a questa delibera di controdeduzioni. Fondamentalmente una delibera in cui vengono accolte due delle controdeduzioni, parzialmente accolte altre nove. Nell'insieme viene di poco modificato il perimetro dell'area del piano particolareggiato, ma soprattutto vengono confermate tutte le opere pubbliche e la viabilità, reperendo gli standard in aree di convenzione e quindi non necessitando di nuovi espropri e di nuove spese. Si sta poi lavorando perché anche in osservanza del nuovo regolamento sui lavori pubblici si possa procedere con la realizzazione a scomputo dei servizi, ma questa è un'altra problematica che non voglio affrontare in quest'aula. In relazione a questa zona, che è quasi è al confine con il comune di Frascati, sempre grazie alla commissione urbanistica che ha svolto un egregio lavoro su tutta la problematica degli usi civici, si è giunti a un protocollo con il comune di Frascati per arrivare a un accordo per ridurre ovviamente le spese eventualmente che il comune dovesse sostenere in relazione appunto agli usi civici del territorio. Io dettaglio, in fase di valutazione delle osservazioni, gli uffici hanno ritenuto opportuno di ampliare leggermente, come dicevo, il perimetro del piano particolareggiato sino a inglobare un toponimo, il cosiddetto Colle Tappi, che era previsto dall'adozione del nuovo piano regolatore già nel marzo del 2003. In seguito soprattutto a questa riperimetrazione è stata poi redatta la delibera di controdeduzioni che è qui oggi in discussione. Grazie.